Oggi è stata una giornata molto importante per la città di Treviglio, perché tutte le forze politiche e sociali che hanno aderito a questo coordinamento contro la discarica di cemento amianto si sono impegnate, sono presenti, abbiamo raccolto le firme, abbiamo informato i cittadini e abbiamo continuato a fare anche la colletta cittadina per aiutare le famiglie che ricorrono al TAR contro questo progetto di discarica di cemento amianto. Il nostro parere contrario a questo progetto non è che è dettato dalla sindrome di NIMBY, cioè non che lavoriamo nel nostro giardino, ma nel giardino degli altri magari sì. Il problema è che noi da 15 anni abbiamo dimostrato che quell'area non è idonea per realizzare questo progetto e l'abbiamo presentato alla Regione Lombardia, la quale ci ha dato ragione per ben due volte, ha espresso un parere interlocutorio negativo proprio per le criticità. I motivi sono che questa area è a 200 metri dal centro della città di Treviglio, ci sono molte case vicine, nel raggio di un chilometro ci sono centinaia di famiglie, c'è la falda fiorante, è un'area di salvaguardia ambientale agricola che non sopporta un traffico pesante e soprattutto noi siamo consapevoli che all'interramento dell'amianto, che consideriamo un sistema arcaico, c'è un'alternativa di un trattamento attraverso la inertizzazione dell'amianto e che può essere riciclato per fare anche materiale di sottofondi stradali o anche di rivestimenti. La Regione Lombardia deve realizzare e completare il piano regionale smaltimento amianto, non solo attraverso il censimento, ma anche deve tener conto di dove, come e quando smaltirlo, non escludendo la possibilità anche dell'alternativa all'interramento dell'amianto. L'iniziativa non è conclusa, il corteo verrà rinviato quando ci sarà il clima meteorico migliore, ma siccome questa sarà una battaglia che non sarà breve, noi metteremo in campo prossimamente altre iniziative, compreso anche un corteo per la città. Il giorno 14 è l'ultimo giorno utile per depositare il ricorso al TAR, quindi il comitato insieme a 18 famiglie di Treviglio ci siamo impegnati di fare un ricorso al TAR che ci impegna dal punto di vista economico e che siamo determinati ad andare fino in fondo qualora ci fosse la necessità di intervenire sia in AIA per impedire che venga emesso un parere di autorizzazione. E se la società proponente ci trascinasse anche al Consiglio di Stato, noi ci organizziamo economicamente per ricorrere anche al Consiglio di Stato. Noi smetteremo di lottare solo quando su questo progetto verrà messa una parola fine. Allora siamo qua a Treviglio a portare la nostra solidarietà e l'adesione alla manifestazione contro la discarica d'amianto di Treviglio, che ha molte analogie con quella di Cappella Cantone. Anche la discarica di Treviglio sarà fatta in un'ex cava con le falde arcifere affioranti vicine ai centri abitati. Ha già avuto una valutazione di impatto ambientale, quindi una cosa scandalosa come è stata per Cappella Cantone, perché non si può dire che è un'ex cava dove addirittura non si sa se ci siano dei rifiuti tossici forse da bonificare, si adatta in queste condizioni a fare una discarica di amianto. E la nostra, diciamo, collaborazione col Comitato Tutela Ambiente è iniziata 5 anni fa e prosegue. E continueremo appunto insieme a lottare contro tutte le discariche d'amianto in Lombardia, perché le discariche d'amianto sono pericolose. Quelle che vogliono approvare a Treviglio, a Ferrere Erbognone, a Cavamanara, a Gambolò in provincia di Pavia sono pericolose. Noi avevamo sostenuto che anche quelle che avevano già autorizzato a Brescia, a San Polo e a Montichiari erano fuori legge e infatti ci hanno dato ragione perché sono sotto sequestro. Allora, la discarica di Cappella Cantone è ancora sotto sequestro, le indagini stanno continuando e si è in attesa di nuovi interrogatori del direttore generale Beati e un altro dirigente, Sergio Padovani di Cremona, perché appunto anche l'ARPA di Cremona non è esente da diciamo episodi ambigui del passato, perché hanno dato l'ok ai monitoraggi della falda, anche se sappiamo che
hanno fatto finta che ci fosse del materiale drenante che non c'è, e quindi grazie a questo parere falsato che hanno dato l'autorizzazione poi alla discarica d'amianto di Cappella Cantone. E questo Sergio Padovani ha anche evidenti conflitti di interesse, perché è un consigliere comunale del PDL, della Commissione Ambiente del Comune di Cremona, e dopo che ha dato parere favorevole alla discarica di Cappella Cantone per quanto riguarda il monitoraggio ARPA è stato anche promosso. Quindi siamo in attesa di questi interrogatori e siamo in attesa degli ulteriori sviluppi che sicuramente ci saranno su questa cosa. E noi diciamo che vogliamo la moratoria di tutte le discariche, perché le indagini che sono state avviate grazie al nostro esposto a Cappella Cantone sono ancora in atto. Ne vedremo ancora delle belle su Formigoni e sulla ex giunta, anche perché non è finita l'indagine dell'intreccio tra malaffare, politica e 'ndrangheta. Ed è per quello che vogliamo portare la nostra lotta a essere sempre più generalizzata contro le discariche d'amianto, che sono una delle principali fonti di affari per la malavita e per la 'ndrangheta in Lombardia. Quindi avanti tutta, e speriamo che ci siano sempre più cittadini a portare avanti queste lotte.